A dare il pattern in sé, mi raccomando, ricordiamoci che stiamo parlando uno di un quattro ore. Guardiamo il daily come è messo. Adesso il daily ha iniziato è partita una volatilità di un certo tipo. Io, adesso, sinceramente, fare accumuli qui sui dei massi vicino ai massimi giornalieri, cioè mh, con una candela che prende tutta la praticamente la volatilità giornaliera, mh, non lo so, cioè eh, ma non è questo che voglio dirvi, cioè. Eh, un, cioè la price action non è tra dare esclusivamente un pattern no? cioè vediamo un po' la struttura adesso ha fatto un bel movimento di volatilità sinceramente mi aspetto altra volatilità magari anche dopo qualche candelina, può essere che oggi ci sia meno volatilità eh? probabile potrebbe essere, mm, sì possibile ma visto che adesso è partita la vola questo sembra proprio un bel minimo e io sinceramente qui Voglio andare 1 a 2 in linea di massima, voglio prendermi proprio il movimento. Ecco qua 2R, R, perché credo che ci possa essere vola e possiamo anche andare in realtà oltre il mio, il mio take profit. Credo proprio che possa essere questo, però eh, questo non significa che devo per forza incrementare, assolutamente, soprattutto su questa barra che è una barra enorme, e poi comunque non è che io trado le barre, eh? cioè mi raccomando, eh, c'è una differenza tra, tra dare. Una barra e tradare una situazione. Ok, quindi eh, diciamo ve lo dico così: eh, prendetela in maniera chi se ne frega delle quattro ore. Adesso continuiamo a vedere un po' la posizione, a gestirla. Probabilmente eh, dopo vediamo. Insomma, mi, mi posso spostare a, a rischio rendimento eh, a break-even perché il rischio rendimento è andato uno a uno. Eh, però insomma posso anche farlo a fine settimana nel senso che guardate dobbiamo sempre guardare il totale del, del trade cioè non siamo troppo eh, guardiamo un po la struttura noi facciamo un'analisi multi time frame guardiamo cosa stiamo facendo siamo andati in acquisto di euro su un buon livello livello di domanda assurdo eh, i primi livelli di eh, vendita veri non sono nemmeno quelli dove io ho inserito il take profit, ma sono più alti. Sono dove c'è in realtà un 11,80. Quindi il fatto che si possa andare anche molto più su ci sta. Un settimanale di questo tipo a me piace molto. Sinceramente, credo, anzi, molto, molto probabilmente. Lo stop a break even lo andrò a spostare direttamente lunedì, probabilmente lunedì mattina, ma proprio con tutta calma. Ho uno stop molto interessante sui minimi settimanali della settimana scorsa. La, eh, la potenzialità di questo pattern, di, questo, di questa struttura più che di pattern, guardate com'è fatto, di andare verso il mio target nel breve è molto molto possibile e quindi eh, lavoriamo proprio sulla struttura. Cerchiamo di distaccarci assolutamente Andrea, sto dicendo proprio perché da queste domande e eh, già con Carlo ieri avrei comunque detto questo, cerco di tirar fuori magari dei concetti, eh? Che Sono poi delle azioni in realtà, non rimangono concetti e basta. Quindi cerchiamo di lavorare sulla struttura. Siamo entrati bene: mh, nel senso che in questo caso specifico, stiamo veramente abbiamo preso un bel minimo, stiamo sì, bene. Abbiamo avuto un bel movimento. Adesso ha rotto un po' di volatilità. Eh? Qui abbiamo un livello, sicuramente ci può stare che lui un po' ritracci va bene. però l'idea che possa farsi veramente un giretto più in alto, cioè dove vi ho detto. Area 1, 11, 81, e 12, dove c'è veramente le zone dove lui ha buttato giù. In realtà, prima se voi guardate, le zone sono aree sicuramente importanti, non sono così importanti da un punto di vista sell, ma, eh, ma io ci voglio andare qua adesso. Dopo qua prendo profitto, va benissimo, poi magari li, li vedremo eccetera, eccetera. Però lì voglio andarci sull'1 a 2, mi piace, e, e quindi easy proprio. Eh, lui sale, non abbiamo incrementato, va bene, non c'è problema, tanto eh, l'incremento in questo caso sinceramente non lo definisco utile. Eh, e anzi, può diventare magari: mh, io credo che un, tra, eh, in questo caso un piramidale lo si fa nel momento in cui anche il daily ha creato magari un swing di un certo tipo, un qualcosa, cioè c'è una struttura che chiama anche un incremento. In questo caso, direi di no, manteniamo la posizione probabilmente insomma anzi adesso si può già spostarsi visto l'1R a ah, break even potrei farlo nella giornata senza nessun problema o comunque lunedì mattina vediamo un po' ma posso spostarmi a BE e da lì tendere a, a cercare appunto il take profit tra l'altro adesso vedete si sono, mod sono modificati i pivot però vabbè eh, quindi eh, vedremo un po' che succede perché oggi è l'1 maggio quindi si sono, eh, sono modificati però quello che voglio dirvi e ragionamento giusto che mi dice andrea imparo dalla tua esperienza appunto eh, voglio farvi capire che noi traiamo la price action ma eh, facciamo abbiamo abbiamo la testa da pro ok quindi cerchiamo di lavorare su sì il pattern ci dà il grilletto da premere ma poi è tutta una struttura un'idea un, 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 un certo tipo di situazione di ambiente quattro eh, eh, no, ore quando si prende ma è proprio un supporto al daily che deve essere già il weekly già tutto predisposto ok? altrimenti 4 ore chi se ne frega voglio dire ok? cioè di base potremmo fare trading anche solo sul weekly nel senso del termine avete capito? cioè perché la struttura che noi andiamo a vedere è là i livelli, no? il tipo di volatilità lo vediamo più sul weekly in realtà il daily ci permette di avere uh, un entry di un certo tipo ok? Bene, questo è un pochino la cosa, quindi ho risposto anche a svariati altri che probabilmente avevano scritto anche sul gruppo ieri. Eh, visto che ho visto molta pressione in questa cosa del spostamento dello stop, vi ricordo che il set and forget è la gestione migliore. Eh? Eh, cioè, Non stiamo lì davanti al monitor a guardare cosa fa questo, cosa fa quello. Cioè, abbiamo impostato le cose ieri sera, dopo le 9, si dà un occhio, si guarda le chiusure daily, si vede se c'è qualche impostazione buona, si può eh, decidere di fare lo spostamento lo stop nel caso dell'1 a 1, ieri nel caso Io aspetto il mattino successivo con calma, ok? Senza fretta. Eh? Bene, eh, detto questo, andiamo a prendere poi... Uh, Carlo che dice giusto il momento di spostare lo stop euro dollaro? Ecco, sì, uh, hai capito un po' come farò? Sicuramente lo sposteremo. Adesso, tanto siamo a 1,09,66. Con calma, possiamo andare. Tanto stiamo, siamo, abbiamo comprato. Ho comprato almeno io, insomma, a 1,08,34 se non sbaglio. 33, quella zona qua. Quindi stiamo sopra di 130, 120, 130 punti. Lasciamolo lì. E a pomar, come dicono, qua in Veneto. E, uh, e, e, e poi lo spostiamo a break even sicuramente lo sposteremo a break even ma possiamo anche aspettare la chiusura weekly oggi e venerdì eh, e poi magari lo spostiamo direttamente lunedì mattina in apertura gli diamo il nostro consacrazione a free risk tranquillamente, eh, non c'è nessun problema va bene? Mm? nella riservata della trading room no? trovate il piano di trading top markets e una delle delle gestioni operative è proprio trade management vedete gestione del trade set and forget trading eh? quindi questa cosa qui è prima di tutto è la prima ed è sottolineata ok quindi set and forget trading prima di tutto quindi alle 4 del pomeriggio, che tra l'altro poi sono sicuro che ci state davanti tutto il giorno, eh, non serve a niente, eh. cioè, anzi, anzi, non è che non serve a niente, fa peggio, perché poi qualcuno si sposta a break even prima, qualcuno inizia a chiudere la posizione prima, e allora magari una posizione che fa come questa, che può fare l'1 a 2, magari siete andati a break even. Eh, un, cioè, o cose simili, insomma, quindi... Vi ricordo insomma che eh, se si fa le cose sul daily, si trada, abbiamo inserito uno stop iniziale di X che siamo mh, già consapevoli che domani, dopodomani, o addirittura dopo dieci minuti può essere colpito. Basta, si chiude, la sera si riguarda, il mattino la gestiamo qui insieme, vediamo un po' che cosa fare senza fretta. E questa è la cosa migliore. Può andare a stop? Sì. E se va a stop, chiuderemo. Avremo questa, questo meno 1R sulla nostra sul nostro diario e si va avanti e si fa nel prossimo setup. Ok? Va bene?